Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video di recensione, ho diverse cose, spero di non farlo troppo lungo. Giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per recensire. Spero che queste recensioni vi siano utili. Come sempre prendo il mio quadernino super carino rosa, dove mi appunto i miei pensieri su questi prodotti, così ve ne posso parlare senza perdermi praticamente. Il primo prodotto di cui voglio parlare è uno smalto della Yves Rocher, questo è il numero 104 Framboise, sono in italiano smalto brillante, quelli dal packaging da 5,5 ml. Io di questi smalti, di questa linea ho già provato uno e anche di quello vi fece la recensione tipo di settembre, comunque vi lascerò il video al minutaggio esatto per ascoltare anche l'altra, che più o meno sono le stesse idee che ho su questo prodotto qua. Allora, ha un'asciugatura questo smalto eccezionale, nel giro di pochi minuti, massimo un paio, dai, tre forse, lo smalto sull'unghie è asciugato, anche se un rosso, di solito i rossi sono, per come li ho studiati, tra virgolette, tutti gli anni di esperienza, sono i colori che danno un attimo più di fastidio per l'asciugatura, però questo è eccezionale. A una passata è praticamente perfetto, la seconda sarebbe quasi non necessaria. Io l'ho fatta perché sono abituata, mi piace avere il colore più pieno possibile, ma già con una. Oddio, non l'ho rotto, meno male. Comunque, già con una il colore è questo. Mi piace tantissimo. La stendibilità è perfetta, è cremoso, si stende facilmente, non si rischia di fare errori tipo da una parte dell'unghia ce n'è un po' di più, da una parte un po' di meno. È molto facile stendere. Dio, questa semifrangia mi stai facendo esaurire. Scusate, imprecazione contro la frangetta, ex frangetta. Comunque, la stendibilità è perfetta, la durata la ho qualcosa da dire. Questo smalto mi è durato sull'unghia 4 giorni prima della mia sbeccatura, ma mi si è iniziato a consumare il colore in punta, quindi come consistenza di pigmento è un pochino debole, già al secondo giorno avevo le puntine sbiadite. Questo è il suo pennellino. Molto piatto e molto piccolino rispetto a un'unghia, questo è il mio mignolino. Però prende bene il prodotto come ho detto è cremoso, quindi si stende con estrema facilità. Allora, il colore a una passata è, sì, è questo. Dall'anteprima mi sembra molto simile. L'ho fatto su un cartoncino della bugia di una pizzeria qua vicino. Faccio pubblicità occulta, cancelliamo. Sì, questo è più o meno il colore che si ottiene sull'unghia a una passata, quindi come vi dico è un colore bello pieno anche alla primissima passata. Questi smalti veramente mi piacciono tantissimo, sono contenta. Ne ho ancora un altro che è un rosso molto scuro, molto invernale, che inizierò a utilizzare dopo aver finito questi. Non mi piace tenere della stessa cromatura più smalti aperti. Passiamo a un altro prodotto della Yves Rocher. Questo è una crema doccia, se non sbaglio. L'italiano dove sta? Io mi perdo sempre l'italiano. Sì, una crema doccia ai frutti della passione e una edizione limitata della Smooth. Colore, come si vede, questo bell'arancione, bello. Ha un profumo. Per me sono le arance siciliane. Se non sembra troppo finto come finta come profumazione, mi piace tantissimo. Il prodotto è poco idratante, nel senso che dopo occorre incremarsi, ma sotto la doccia fa una schiuma molto morbida, profumata. È un bel momento di relax sotto la doccia. Lavarsi con questo prodotto. Io ovviamente questi piccolini li uso in palestra, quindi diciamo il momento della doccia è poco rilassante ma molto piacevole, perché dopo 2 ore di allenamento vai là, senti questo bel profumino, questa schiumina molto molto schiumosa, e beh, è un bel momento. Poi questo odore mi piace tantissimo.
Quando l'ho aperto la prima volta, ho pensato, oh mio Dio, che schifo. Perché a me questo tipo di arancia non piace molto, perché io adoro le arance dolci, ok, le maltesi. Non mangio le arance, diciamo, molto aspre, non le riesco a mangiare. Quindi ho pensato, questo odore mi verrà mal di stomaco, invece no, si disperde leggermente durante la fase della doccia, però è molto piacevole. Ok, ora tre campioncini. Il primo è questo, è della Lictena, della linea Equilidra, per pelli sensibili e irritabili. È una CC Cream 3 in 1 antirossori SPF 15 con BioGABA, BioActive Sensitive Active. Allora, leggo dietro, sono anche senza occhiali ed è scritto piccolissimo, se mi vengono le rughe mi incazzo. Allora, la CC Cream antirossori è il trattamento perfezionante dalla consistenza morbida e cremosa che uniforma la grana della pelle, correggendo i rossori e le imperfezioni. 1. Corregge le imperfezioni. 2. Neutralizza i rossori. 3. Idrata. 4. Protegge la pelle dai raggi UVB. 5. Illumina l'incarnato. 6. Uniforma la pelle. 7. Con attivi antiossidanti. Copertura media, senza profumo, senza parabeni, adatta a tutti i tipi di pelle. Applicare la mattina con leggeri strofinamenti uniformando il colore. Allora, prima di tutto, il colore della crema è praticamente verde. Sembra, non c'è più, si è ossidato. Comunque, appena lo si apre, si prende, è verde. Ma proprio verde, verde! Fa strano. Quando inizi a mettere questi puntini verdi sul viso, inizi a massaggiare e diventi tipo Hulk, praticamente. Fai un attimo impressione, però è una crema verde che subito si ossida e prende esattamente il colore dell'incarnato, correggendo ovviamente i rossori perché lo dice e lo fa. Ora per esempio non ho niente sul viso e si vede che ho questa zona qua che è molto arrossata, ho delle imperfezioni sul viso, quindi tra brufoletti vari che sono ancora sul rossiccio, vengono attenuati, quindi la fase del correttore verde l'ho evitata quando ho usato questo tipo di prodotto. Ovviamente non corregge le occhiaie perché il verde sulle occhiaie non va proprio messo, altrimenti l'effetto è molto grigio e molto brutto anche da vedere. È leggera da avere in viso, sembra che uno non c'ha niente. Io sopra ovviamente ho sempre spolverato un po' di cipria e l'effetto era senza cipria, leggermente, non voglio dire lucido perché non era lucido di sebo, era la pelle naturalmente lucida, non so come spiegare, e mi è piaciuta tanto. Dura sul viso come copertura dei rossori, come uniformità del viso, come effetto di uniformare il viso, l'incarnato, tante ore. Io l'ho tenuta su anche 5-6 ore, non ho avuto nessun problema che mi si sciogliesse e se andasse a passeggio per i fatti suoi senza coprire più nulla. Ovviamente con la cipria dura molto di più, mi è piaciuta. Ora invece sto provando quella viola che per le pelli, oddio, da illuminare, poi ve ne parlerò. Ancora un campioncino, questo è un campioncino dell'Eufydra Filler Suprema, smagliature siero corpo ultra urto. Rigenerante, riducente, normalizzante per smagliature rosse per tutti i tipi di pelle, con acido ialuronico puro al 3000 ppm. È un rimedio efficace per contrastare le smagliature allo stadio iniziale, ancora visibilmente rosse. Leggero e non unto, ristruttura i tessuti dermoepidermici. Applicato con costanza in grado di limitare e ridurre l'entità e la visibilità dell'inestetismo. Applicare 2 volte al giorno nelle zone interessate, distribuendo il prodotto con l'apposito contagocce che io non avevo
lungo il senso della smagliatura, tamponare leggermente con i polpastrelli per facilitare l'assorbimento. Io avevo diversi campioncini di questo prodotto e fortunatamente non ho nuove smagliature. Ne ho alcune vecchie datate che sono già bianche all'interno cosce e praticamente sopra le sotto le maniglie dell'amore. Non ne ho altre, non ho. Vabbè, poi ho queste dell'operazione, ci sono affezionata, guai a chi me le tocca. Mi ricordano di stare sempre molto attenta. Avevo diversi campioncini che ho messo in un contenitore tipo da sporto, se non sbaglio quello della Sephora, vabbè, che c'ha l'applicatore quando si apre che fa scendere bene le goccine di olio. Effettivamente è un olio che non lascia la pelle unta, si assorbe in modo rapidissimo, il massaggio è molto facile, non, di solito, almeno per quanto ricordi che io abbia usato in gioventù, probabilmente verso i 12 anni, degli oli sul corpo sono difficili da gestire. Questo invece è un olio secco praticamente ed è molto facile da far assorbire, da massaggiare. Allora, quasi dice di usarlo soltanto sulle smagliature nuove, quindi quelle ancora rossicce. Io fortunatamente, come ho detto prima, non ne ho. Posso dirvi che sulle smagliature io l'ho usato per 3 settimane. Stavo facendo il conto. Sono riuscita a utilizzarlo per 3 settimane con tutti i campioncini che avevo, sempre 2 volte al giorno con costanza. Forse avrò saltato una notte che ero troppo, un paio di notti che ero troppo stanca, però sono stata abbastanza costante. Allora, sulle smagliature molto grandi, lunghe, non ha fatto praticamente niente. Forse se con il microscopio vado a vedere si sarà rimpicciolito di un miliardesimo di millimetro. Però ho visto che su alcune smagliature molto corte e molto sottili sembrano meno visibili ad occhio nudo, diciamo così. Le ho viste un attimo migliorate. Ovviamente non ve lo consiglio se non dovete sistemare un estetismo dalla smagliatura rossa, quella bianca fa poco e niente. Però ce l'avevo, che faccio? Lo buttiamo? No! Un altro campioncino, questo è uno shampoo. È uno shampoo della Omo Cream HC Probiotici Eco Biocosmetici Shampoo Capelli Grassi e Misti dermatologicamente testato senza OGM / allergeni e parabeni certificato ICEA shampoo naturale riequilibrante per i capelli grassi e misti grazie al suo equilibrato pH e i suoi ingredienti funzionali deterge delicatamente, nutre e idrata la fibra capillare. È formulato con tensioattivi dolcissimi e delicati, ricavati dai semi del girasole e della noce di cocco, in grado di rispettare il naturale equilibrio idrolipidico del capello. Il prodotto costituisce un naturale trattamento cosmetico per i capelli grassi e misti, ricco di ingredienti funzionali che la letteratura scientifica internazionale ritiene utili, fermenti lattici probiotici e fibre prebiotiche, grazie ai metaboliti, non so cosa siano, contenuti come l'acido lattico e molti altri, contribuiscono a preservare il naturale equilibrio del capello e del cuoio capelluto. L'aloe vera gel, azione idratante, lenitiva e emolliente, liacina, vitamina B3 è una vitamina dall'effetto vasodilatatore utile a migliorare l'afflusso dell'ossigeno e quindi il nutrimento dei bulbi piliferi del capello. Limone, azione astringente e disinfettante, ortica, azione sebo regolatrice e mineralizzante. Ah, della Speckiasol. Avanti non c'era scritto. pH 5.5. Ho odiato questo shampoo. Sono stata 10 ore a leggervi tutto dietro per dirvi che ho odiato questo shampoo. Avevo 3 o 4 campioncini, quindi l'ho usato per 3/4 volte. La prima volta me lo sono portato in palestra venerdì sera. Sono
Sono andata a farmi lo shampoo in palestra, ovviamente quando faccio lo shampoo in palestra vado abbastanza di corsa, però non avevo nessun altro shampoo di fiducia da portarmi, ero rimasta senza. Allora ho fatto, boh, mo mi porto questo, con i capelli grassi, dopo l'allenamento aiuto a pulire ancora meglio. Io sono stata sotto la doccia a cercare di risciacquare questo prodotto e non l'avevo neanche messo tutto. Su cui ho capito, ovviamente frizionato con l'acqua, veramente era diluitissimo perché non uso mai gli shampoo a puro. Sarò stata più di 20 minuti sotto la doccia per cercare di risciacquare questo prodotto, ma niente. A un certo punto ho detto: vabbè, non fa niente, mi vado ad asciugare i capelli. Nella parte qua retrostante erano sporchi, come se non avessi, non fossi, non mi fossi lavato i capelli. Eppure ero arrivata qua sotto a massaggiare il prodotto. Fa una leggera schiuma, non eccessiva, ma non mi è piaciuto. Gli ho dato altre tre chance, o due chance, non mi ricordo. È la stessa situazione, difficile da risciacquare, non mi ha pulito bene il capello, non mi è piaciuto per niente. Di questi campioncini ho ancora forse un balsamo e un altro tipo di shampoo. Ho paura di utilizzarli. Li tengo da parte se proprio rimango senza niente e non so cosa utilizzare. Altro prodotto, Essence. Queste sono le ciglia finte, Frame for Fame 05 Naturel Effect Lash, con la colla all'interno piccina. Allora, le ciglia erano unite praticamente, erano un asse intero tutto pieno di ciglioline che io sono andata a tagliare perché l'effetto, scusate vi sto accecando, perché l'effetto sulle ciglia non mi piaceva per niente, sembravo una di quelle bamboline di ceramica che gli vengono con gli occhi spalancati così, perché la parte centrale è molto più alta delle zone laterali, quindi l'effetto era di stare così, non mi piaceva. All'interno c'è anche la colla. Allora che ho fatto? Disperata, sinceramente, le ho tagliate. Le ho tagliate in modo che avessi la possibilità di avere lo stesso numero di ciuffetti, diciamo, e vabbè, poi mi è rimasta una da una parte e una dall'altra che non utilizzo. E così, tagliate a metà, quindi messe da metà occhio ad andare avanti, danno un effetto allungato all'occhio bellissimo, perché ovviamente le ciglia più piccole sono centrali, che poi sono più o meno la lunghezza delle mie. E le ciglia più lunghe verso la fine, quindi danno questo occhio allungato. L'ho utilizzato con un trucco pin-up e con il rossetto rosso della bellissima linea di eyeliner al bacio. L'applicazione è stata molto semplice, forse perché hanno la banda trasparente e molto mobile. Non mi è stato difficile, sia quando l'ho potuto mettere intera che dopo che l'ho tagliata, appoggiarle e fare in modo che si incollasse alla palpebra. Nel momento invece del togliere le ciglia, ho avuto un attimo di difficoltà perché avevo paura di strapparmi le mie ciglia. Mi sono andata con più cautela del solito nel momento dello struccaggio. Le ho struccate con le saldie, prima con le salviette, l'ho appoggiato sulla mano, ho messo la salvietta in mano, ho messo la ciglia all'interno della salvietta e piano piano ho strofinato, perché comunque ovviamente dopo avevo messo il mascara, strofinando, strofinando, la maggior parte del mascara e della colla era andata via, ho finito di togliere la colla che era rimasta alla base e poi sono andata con un latte detergente, con un prodotto che mi lavo il viso, quindi un sì, ce l'ho qua, come ti chiami? Una mousse detergente, che ne parliamo dopo. Scusate l'esaurimento. Per togliere i residui di colla e mascara che erano rimasti. Si sono asciugate rapidamente, mi sono piaciute. Ho utilizzato sia la colla all'interno che la colla di cui vi parlo dopo, sempre della Essence. Credo che siano molto simili, anche come applicatore. Questa è quella all'interno, è l'applicatore, è un pezzettino di plastica,
molto facile da poi applicare sulla ciglia e fare in modo che rimanga là. Sia con questa che con la colla proprio della Essence di cui parliamo fra un attimo, di solito, come ho sentito dire su YouTube, bisogna aspettare qualche secondo e poi cercare di applicare la ciglia. Con questo tipo di colla, sia questa all'interno che questa qua che si vende a parte, se quando l'ho messa a morto e ho aspettato qualche minuto, 30 secondi, sentivo le ciglia che non si incollavano bene. Quindi ho rimesso la colla e l'ho incollata nel giro di un nanosecondo e la ciglia si è incollata molto rapidamente alla palpebra e non si è mossa per tutta la serata. Quindi ciò che ho detto ora per la collina piccolina lo ridico anche per la collona grande, che ha un potere di incollatura, se si può dire. Questa è la Essence for Frame, colla per ciglia finte. Qui il packaging è questo, è da 5 ml. L'applicatore è questo. Credo che, come stavo dicendo, la tenuta della colla, questa qua venduta singolarmente, quella all'interno delle ciglia di Essence, sia simile, non uguale. Questa all'interno, la mini colla da 1 a 10, questa è una premessa che non ho fatto, quindi una post premessa. È la prima volta che compro ciglia finte e colla, non ho mai acquistato cose del genere. Quindi, a mia esperienza, tra le due, con un voto massimo di 10, questa arriva a un livello di attaccatura, non so come dire, dell'8. Invece, questa qua venduta singola ha un potere di attacco del 100%, quindi 10 su 10. Ma con nessuna delle due, anche questa qua che mi sembra dal potere meno incollante, ho perso le ciglia per strada praticamente. Ultimo prodotto che ho cercato prima è questa mousse detergente illuminante della Bulgari. Dove sta? Versare una piccola quantità di prodotto sulle mani inumidite in modo da produrre un'abbondante schiuma, applicare sul viso inumidito seguendo movimenti circolari, risciacquare accuratamente. Allora, il prodotto è da 125 ml, il packaging è molto elegante ma molto stupido perché il prodotto all'interno, non so se si sente, è liquidissimo. Se io lo tengo così sul lavandino, si accumula all'interno del tappo tutto il prodotto e quando vado ad aprire, splash, spatatrac, quindi lo devo tenere a testa in su e quando poi lo vado ad aprire, ora è stato a testa in giù per un po' di tempo, quindi qua dentro è tutto bagnato, faccio le pariato, basta. Quindi lo devo tenere così e quando poi lo vado ad utilizzare e ho le mani fatte di detergente, l'appoggio sul lavandino usando il tappo come ripiano praticamente, in modo che non mi scivoli via e non vado sprecato il prodotto. Il prodotto ha un profumo paradisiaco di rosa molto delicata. La schiumina che fa è molto soffice. Per niente aggressiva, pulisce bene la pelle dal sebo che si accumula durante la notte, la lascia molto luminosa, molto libera di respirare, pronta ad accogliere le creme e quel che sia. Quando la uso dopo essermi scrubbata il viso, non mi fa reazioni strane, non mi pizzica, è molto delicata. Questo mi è piaciuto tantissimo. E mi è piaciuto anche come, sia come struccante viso, sia come fase post-struccaggio. Quando l'ho usata per struccarmi il viso, mi ha struccato tutto dal fondotinta, tutto quello che avevo in faccia. E mi piace ancora di più nella fase di post-struccaggio per finire di togliere i residui di trucco dal viso. Credo che sia eccezionale. Mi piace tantissimo. Poi il profumo è paradisiaco.
Ok, ho perso la voce, mi sei poco calata. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!